Facciamo un veloce riassunto degli step necessari a Mirko, a Paolo, a chiunque, avendo individuato delle frasi chiave, voglia fare un'analisi puntuale della concorrenza. Cioè, se vuoi fare le cose in maniera professionale e precisa, se vuoi prevedere e muovere i tuoi passi con una strategia sicura e affidabile, cosa devi fare? Allora, lo step numero uno direi che è quello di fare una ricerca su google.it, non usando il tuo browser preferito, non usando il browser sul quale sei normalmente loggato tutti i giorni, ma su un browser atipico. Scaricati Safari, mettiti Camino se c'hai il Mac, buttati su Flock, scaricati Rock Melt, che ne so, prenditi un browser diverso da quello tuo solito, vai su google.it, fai una ricerca per la tua frase chiave e per prima cosa, o per seconda, segnati quanti siti ci sono che usano le stesse parole che ci sono in quella frase chiave lì, anche se le usano in ordine diverso. Quindi lo step numero due è dirmi quanti ce ne sono e, come ti ho fatto vedere io, ci possono essere, io ho calcolato quattro tacche possibili. Tacca numero 1 era 0 concorrenti, tacca numero 2 una manciata, tacca numero 3 una pagina e mezzo, tacca numero 4 più di una pagina e mezzo. Allora, se sono tacca numero 4, non va bene, c'è troppa concorrenza, meglio lasciar stare. Se c'è tacca numero 3, che sarebbe fino a una pagina e mezza, possiamo ragionarci, dobbiamo vedere preciso chi sono. Se c'hai una manciata, stai bene, puoi muoverti tranquillamente con questo livello di concorrenza. Se c'hai tacca 1, nessun concorrente, stai bene, non ti devi preoccupare per il fatto che non c'è nessun concorrente. Hai individuato una nicchia precisa oppure l'abbiamo sbagliata in pieno. Le persone non si esprimono in quella maniera e per quello non ci sta nessuno, oppure abbiamo individuato una nicchia precisa sulla quale ancora non c'è nessuno. Quindi, ripeto, step numero 2, devi segnarti quanti siti ci sono. Quanti ce ne sono? Quattro livelli possibili, tacca 1, 0, tacca 2, una manciata, tacca 3, una pagina e mezzo, tacca 4, più di una pagina e mezzo, e sono troppi e non vanno bene. Steppolo numero 3, ovviamente, andiamo a questo punto a guardare in maniera più dettagliata ciascuno di questi siti. Quindi analizzo sito per sito quelli che ho trovato e cerco di capire se appunto sono una paginetta e mezza a un forum dove parlano di miliardi di argomenti e c'è una paginetta che parla del mio argomento, o seppure è un sito da mille una notte, tutto dedicato con diamanti, tempestato di gioielli solo sull'argomento mio. C'è una bella differenza, quindi cerco di analizzare com'è questo sito della concorrenza, che tipo di sito è, che tipo di contenuto c'ha, che impressione mi fa, che modello di business usa, e via dicendo, quegli elementi che prima, durante l'analisi in tempo reale, ti ho snocciolato. Anzi, facciamo una cosa. Dopo aver fatto questa mappa generale, ti faccio una mappa precisa su quali sono gli elementi di analisi dettagliata di ogni concorrente che puoi fare. Così c'hai una mappa specifica per quella cosa lì. Allora, che altro puoi fare a questo punto? Io direi di guardare al dominio, cioè per vedere se loro sono una corazzata sulla tua nicchia, oppure stanno lì di passaggio con un articoletto. Guarda subito, quando scorri i risultati dentro Google, al dominio. È il forum di Yahoo o
o è come si coltivano le rose in casa.it, che è proprio quello che ti interessava? Bene. Step numero 4 a questo punto potrebbe essere, dopo aver fatto le ricerche, aver contato e annotato quanti ce ne stanno precisamente lì, e dopo averli analizzati, io cercherei magari di carpire, studiandomeli bene, cosa hanno di positivo e di negativo questi siti per prendere degli spunti, perché se queste sono delle persone che già hanno lavorato nel mio ambito, che hanno avuto magari l'intenzione di operare in quella nicchia prima di me, quindi hanno speso del tempo, magari non bene, magari meglio di me nel pensare a delle cose, perché non analizzare Julius, che cosa ha fatto, che idee ci ha avuto lui, che cosa offre ai suoi clienti, nel workshop che cosa gli racconta. Cioè, più me lo studio e più posso cercare di fare meglio di lui. Ma guardo sia gli aspetti positivi, belle idee, cose che penso funzionano e che corrispondano alle esigenze di quello che i miei fan mi dicono vorrebbero sapere, e cose che invece dico, ma questo che c'entra? Questo sì, bello, ma che serve? Di modo da fare un distinguo fra quelle cose che i miei concorrenti fanno e che io potrei fare meglio di loro perché loro non le hanno curate abbastanza, e quelle che non servono a niente, dalle quali io devo cercare di tenermi a distanza. Bene? Quindi cerco di profilare, di raccogliere il meglio e di analizzare anche il peggio di quello che i miei concorrenti fanno per trarne un sacco di spunti utili. Alla fine direi che l'ultima cosa che posso fare è farmi anche un po' un ultimo lavaggio di coscienza, mi posso mettere un attimo in discussione io stesso, avendo girato la nicchia, avendo scritto quelle domande, avendo visto chi appare nei risultati, chi sono i concorrenti, posso anche rendermi conto un po' di qual è l'ecosistema nel quale io vorrei andarmi a piazzare. È quello l'ecosistema? Cioè, se tutti i risultati che appaiono intorno alla mia ricerca parlano tutti di cose che non sono quella che intendevo, io mi troverò in mezzo a quelli. Forse ho usato dei termini che non sono quelli giusti, che userebbero le mie persone, forse ho sbagliato nel formulare la mia frase chiave, o sono stato eccezionalmente bravo. Di solito succede che se i risultati intorno a te, intorno alla tua frase chiave, non c'entrano niente, sono tutti di un altro tipo, o omogeneamente di un altro tipo, probabilmente la tua frase chiave è sbagliata, non porta a quello che tu vorresti. Se invece questi altri risultati sono molto diversi fra di loro, probabilmente stai attraversando un terreno vergine, quindi la frase che hai trovato potrebbe andare molto bene, e non essendoci altri, gli altri risultati che vedi apparire sono vaghi, diversi, eterogenei, proprio perché non c'è ancora nessuno che si è piazzato lì. Questi direi i passi base da fare per fare un'analisi che comunque definirei sommaria, non stiamo facendo niente di super scientifico o difficile. Se fossimo dei veri imprenditori, questo farebbe parte del nostro normale lavorare. Su internet tutto questo ci è reso più facile dalla velocità con la quale posso analizzare e vedere le informazioni, come ti ho fatto vedere, e quindi a maggior ragione dovremmo evitare di saltare questo step perché ne possiamo trarre tantissimo vantaggio.